Ma bello di ragazzi, bentornati in questo mio nuovissimo video, ragazzi. Oggi siamo tornati nuovamente qui su GTA 5 Mod Vita Reale. Oggi, ragazzi, come potete vedere, abbiamo finalmente la webcam, il green screen e tutti i mazzi che ci passeranno per la testa. Come potete vedere qua, sto registrando dal microfono delle cuffie, così diciamo mi sentite meglio in confronto al microfono che ho dietro la webcam, che è il Neewer 800. Ragazzi, a breve prenderemo un microfono molto molto più professionale, si spera. Comunque ragazzi, bando alle chiacchiere, oggi come potete vedere siamo qui con il nostro caro Franklin. Sono circa le 7 del mattino, ci siamo svegliati di buon mattino perché dobbiamo andare a sbrigare delle commissioni. Allora, come potete vedere anche gli sta crescendo anche la barba, infatti se l'è tagliata in questi giorni zio Franklin. Come potete vedere al lato gli è cresciuta, ma se l'è tagliata e si è lasciato diciamo la parte davanti. Comunque ragazzi, prima o poi sicuramente gli cresceranno anche molto i capelli e già ho in mente su che pettinatura andare. Comunque, allora, come potete vedere zio Franklin si è vestito in modo giusto, elegante, sembra un uomo perfetto. Perché ragazzi, come avete visto anche dal titolo, dobbiamo purtroppo andare a fare l'assicurazione all'auto. L'assicurazione all'auto purtroppo è scaduta e quello che ci ha rivenduto ci ha venduto l'auto ci ha detto che appunto in quei giorni lì doveva scadere quando ci ha appunto consegnato l'auto. Sono riuscito diciamo a contattare un'azienda, una, scusate, un'agenzia di assicurazioni che si trova in città. E abbiamo preso appuntamento e quindi penso che per il momento ci andiamo lì. Poi, in caso non dovessimo trovarci bene, ci trasferiamo, cioè cambiamo comunque agenzia. Ora vi farò vedere perché, se non sbaglio, l'agenzia dovrebbe chiamarsi Morse Mutual. Forse dovrei averlo anche qui sul telefono. Se non sbaglio, mi sa di no. No, non ce l'ho sul telefono, ok, non ce l'ho sul telefono, non mi ricordo dove l'ho segnato, forse l'ho chiamato così, non mi ricordo. Comunque, in teoria l'agenzia si dovrebbe chiamare la Morse Mutual. Allora, ho già cacciato l'auto dal garage, l'ho messo un po' in moto, l'ho lasciata un po' in moto, l'ho spento 2 secondi. Stavo dicendo ragazzi, dato che stavo dicendo? Mi sono dimenticato. Ah sì, ho preso appuntamento verso le 12 e mezza. Però ci siamo svegliati così andiamo a fare un po' colazione, giriamo un po' per la città, intanto che comunque passa un po' il tempo. Allora, mi hanno detto che qui a Los Santos l'assicurazione costa un botto, però è come se cioè, assicura per sempre, ragazzi, assicura per tutta la vita l'auto. Ovviamente se la rivendiamo e quant'altro la dovranno fare i prossimi proprietari. Allora, impostiamo un attimo la meta, dato che dobbiamo fare, mi sa che dobbiamo fare pure, no vabbè, benzina manco tanto, però c'è il nostro benzina, oddio guarda questo. Allora, dato che, ecco, dovrebbe essere qua, la Morse Mutual. Allora, dato che andrei tipo da queste parti, dovrebbe esserci come si chiama, il benzinaio con il mini market, così almeno facciamo un po' colazione, facciamo la benzina e poi possiamo girare un po' e andiamo verso la Morse Mutual, dai. Allora, e comunque, come potete vedere, si vede abbastanza bene la strada. Ho modificato anche la grafica, come avete visto anche nel video dell'Audi RS6. Mi raccomando, se ancora non l'avete visto, andatelo a vedere perché, ragazzi, è davvero importantissimo. Comunque, detto ciò, dirigiamoci verso il benzinaio, dai. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati dal benzinaio dove c'è anche il mini market. E se devo dirvi la verità, vabbè, a parte che è abbastanza pulito ancora perché l'ho pure lavato, però c'è, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il car wash. Quindi volendo possiamo anche pulirla, però vabbè. Allora, passiamo, ok. Eccolo qua. Allora, facciamo una cosa, mettiamoci. Ok, facciamo caso. Scusate, facciamo benzina perché gasolio mica tanto. Allora, facciamo benzina, ok, abbiamo riempito, quindi possiamo volendo parcheggiarci da queste parti qua.
Ok, mettiamoci in retromarcia così poi prendiamo e ce ne andiamo. Ragazzi, però. Cioè, raga, spettacolo! Spettacolo. Va bene, allora, andiamo a fare colazione. Va bene, ragazzi, abbiamo appena finito di fare colazione. Abbiamo fatto il nostro dovere, dai. Abbiamo mangiato un cornetto e un cappuccino. Ci siamo presi, ma meglio di così, dai. L'importante, ragazzi, è fare la colazione la mattina perché diciamo che è un pasto abbastanza importante, soprattutto per rendervi carichi. Allora, sono le 11:13, quindi io direi di incominciarci ad avviare piano piano verso l'agenzia assicurativa, così possiamo metterci a posto, in regola con l'auto. Allora, è verde, quindi sto dicendo che era bianco. Comunque, questo, ragazzi, è da tanto che non usiamo l'interno. Usiamo un po' l'interno, così è meglio. Ho sentito non uno scoppietto, ma di peggio. Giriamo a destra. No, 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 era uno scoppietto. Uno scoppio abbastanza potente, vabbè. Allora, ok, le luci sono accese, ok. Comunque, questo è l'interno, ragazzi. Andiamo a sinistra. Allora, ok. Andiamo un po'. Ok, ragazzi, in teoria dobbiamo tornare indietro, però. Dato che qui, vabbè, giriamo a sinistra, ragazzi, abusivamente, zitti, zitti, che te ne frega, vai, 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 vai. Oddio. Ok, allora, siamo arrivati alla Morse Mutual, tanto mezzogiorno, 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 sì. E questo l'orario. Allora, parcheggiamoci qui, ragazzi, vediamo un po'. Ok. Mi raccomando, lascia qui l'auto. Allora, dobbiamo cercare. Ok, dovrebbe essere in questo palazzo qui, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, ecco, Morse Mutual Insurance, ok. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto l'assicurazione all'auto e non vi dico quanto è venuto a costare perché vi metterete le mani nei capelli. Però, diciamo che è buono perché, diciamo, siamo coperti da tutto, furto, antincendio, di tutto e di più, anche quando facciamo un incidente, comunque ci vengono a soccorrere senza pagare niente, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza buono pure perché è valido per sempre. E costa che costa, però va bene così. Allora, dato che si è fatta abbastanza tardi, l'una e mezza, siamo stati tipo un'ora là a parlare, a vedere un po' le varie situazioni e tutto il resto. Allora, io direi. Allora, adesso posso andare. Io direi di andare a pranzare da qualche parte, perché poi ovviamente, ragazzi, di pomeriggio in teoria dovremmo andare a scuola, dove dobbiamo andare a fare lezione. Oggi appunto abbiamo lezione il pomeriggio, purtroppo, ma va bene, è meglio così perché siamo riusciti a sbrigare delle faccende appunto mattutine, che sono la mattina. Infatti il pomeriggio ho detto che sono chiusi. Sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino a tutte le mattine, però il pomeriggio ovviamente sono chiusi. Siamo riusciti, diciamo, a sbrigare questa faccenda molto brevemente, diciamo, brevemente, mica tanto, ci abbiamo messo tipo un'oretta. Allora, io direi di andare a prendere un panino al mini market e boh, mangiarcelo lì, perché poi ovviamente dobbiamo andare scusate, in università, all'università dobbiamo andare e dobbiamo andare ovviamente a lezione. Allora, ok, qua dietro, là, che era fatto il chioppo? Vi piace, ma no. Loro sono, spero siano coperti per loro, perché poi a me non è che mi interessa più di tanto. Oddio, pensavo che era verde per me, invece no. Comunque, purtroppo, ragazzi, ce la terremo per un po' questa Renault, anche perché a chi non piace, però ce la terremo per un po', perché ovviamente i soldi non ce ne sono tanti e dobbiamo appunto vedere un po' la situazione di lavoro, se riusciamo a prendere qualcosa come, diciamo, abbastanza sostanzioso. Ok, tu entri da là, io entro di qua, perché se tu esci entri, io non posso, cioè se tu esci io non posso entrare. Allora, mettiamoci qua, ragazzi, tanto allora andiamoci a mettere qua tipo, prendiamo qualcosa al mini market, ok, mettiamoci qua. Ok, vabbè, ragazzi, allora io vi lascio qui, lascio Franklin a
mangiare, pranzare e poi andare a fare lezione perché ragazzi è davvero importante, dato che ve l'ho già detto, davvero a breve dovrà sostenere un esame, uno ovviamente dei tanti esami che dovrà fare zio Franklin. Comunque ragazzi io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, non vi siete annoiati, giusto? Abbiamo fatto qualcosa di molto veloce perché dovevamo appunto assicurare l'auto, solo quello era diciamo importante per il progresso dell'auto. Io niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il green screen e la webcam mi siano piaciuti. Mi raccomando, lasciate un pollicione in su se questo video e la webcam vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vorreste vedere altri video con la webcam, con il green screen, eccetera, eccetera. Noi ragazzi, mi raccomando, tutti i link che li trovate in descrizione, Instagram, Facebook, il gruppo di Telegram, tutto, tutto in descrizione. Noi ragazzi, ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!